ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。facciamo la ripresa dai Zakaia, così mangio e bevo senza mettermi a far vedere che mastico, che è la regola principale. Che ho preso i mitici, i soliti cosi di i gamberi, no, i gamberi, oddio, i totani fritti all'olio motore e un paio di tre yakitori, e poi c'è lo dosci, calamari fritti, sì, ormai non so più né italiano. Non si è prodotto crudo dell'Hokkaido, sì, un po' di roba stanno a fa, cioè sta roba è fanno anche in Giappone a prescindere, però sì, siamo da buon tempo. Tanto mangiamo e beviamo. Chissà se c'è il limone, ci vorrebbe un po' di limone, eh? Ma ne dubito sinceramente. Magari lo chiede al signore. Buon appetito intanto. Oh mamma mia, sto morbido. Forse oggi sono pure freschi. Olio motore sì ma freschio rispetto al solito, un so di plastica. Cazzo, siamo ancora 37 ragazzi, vedete che è meglio la mattina? Vedete che è meglio la mattina? Ma che freddo, sai che freddo. Perché non c'era l'opzione. Questi sono terribili, raga. Pessimo, questa. Che pessimo. Terribile. Il libro del Reel era diventato famoso qualche anno fa, qualcuno ci aveva fatto un post su Instagram e praticamente è scritto da Pio D'Emilia, è una giornalista giapponese, questa è la cosa particolare. Pio D'Emilia, perché non lo conoscesse, adesso lavora per il Fatto Quotidiano, ma è stato, non so se fa ancora per Sky, forse fa ancora per Sky il giornalista. Lo sai Gidai, che succede? Inosan, Mario Ruggero, che vuoi dirci? Per Spesso Knitting, esatto. Come si fa qui da noi? Quali limone ci starebbe? Guarda, questo è mutato, questo. Sì, la carne di maiale è ancora, da quello che so, ancora bloccata. Non so come Calzeria faccia ad avere il prosciutto di Parma. Ma loro ce l'hanno ancora, in qualche modo. Come il fatto del maiale suino. Devo dire un po' di limone, oh. Guarda, è balla tantissimo. Ragazzi, ci siete? Che succede? Oh? Siete più attivi la mattina, oh? Perché è notte da voi. Ricordatevi, un sub, un sake a goccia, eh? Siamo pure 4 mesi di fila, eccolo! Grazie mille Nicolò! Lato, dedico a te. Salute, campai! Ah, grazie mille! Grazie mille! Qua bevono, eh! In Giappone purtroppo
problema sociale. Grazie alla carne, sì. Vediamo il menù, che è cambiato parecchio, mi sa, di nuovo. Andiamo al top. Che touchscreen. Vediamo in generale. Eccoci qua, se ci usciamo, vediamo qua. Premiamo qua, ci porta direttamente al Tenkomori sashimi super grosso. No, non voglio questo per forza. Vediamo un attimo, pure un po' costoso. Prima era molto più economico questo posto. No, il ramen adesso non ce la faccio, raga. Ramen adesso non ce la faccio. Infatti c'è una comune di più. Certo, li ho abituati tutti i notturni, li ho abituati. Giustamente. Queste sono. Oh, oddio. Questa è tutta roba fritta, questo Ikaten, quindi la Ica fritta, la seppia fritta, stamina carne, nocche donna, questo è col riso, No, non ne va. Qua stanno il fegato, gli yakitori, questi ho presi, e la cava, certo, era quello, era la pelle di pollo, la pelle fio da pollo fino alla palla di pelle di pollo. Questo è Gatsu Sashi, questo è budella sashi, quindi so crude, no? Per l'amor di Dio, la roba di maiale, la carne cruda, no. Questo è sta mamma Happy Spicy, non ci sta più, sta un po' di roba fritta, pescetti, pesciotti. Altre, questo è quello che ho preso, la frittura, due fritture, c'è la Hoya. Benvenuto Dark Dyke. Sono le 8 di sera, sì. Vediamo un po'. Ah no, che è successo? Oh, è morto! No! Mi ha abbandonato! Ma che è successo? No! Porca miseria! Manda Shinjappa! これ充電したまま。あ、充電したままで。はい。ありがとうございます。今着く。ありがとうございます。È morto così, raga. Aspettiamo. È morto così. Morto così. Continuiamo. Continuiamo, ragazzuoli. Era cava quello, non mi sono sbagliato. Ma no, tu devi essere via, da Android. Fai prima. Non vedo Enea. C'è un altro po' di sake. Mi fa pagare tanti, sì. Davvero? E altro possiamo ordinare. C'è lo shochu. Cingiatta, esatto, beh, per forza. Abbiamo la memoria di Okinawa. Rock. Namero non lo voglio il namero. Non ci sono dessert, almeno prima non c'erano qua. Hai ordinato per forza per sbaglio qualcos'altro, no? Apposta. Burger King, sì, c'è Burger King. È aperto a Sendai finalmente dopo anni, ha riaperto Burger King. E ci volevo venire oggi, grazie per il ride, Carlo. Grazie per il ride, grazie mille. Volevo andare, ma ancora troppo pieno. Siamo veramente prima c'era, però io mi ricordo che c'era nel 2010. Solo per oggi, raga. No, un follow, raga. Ho messo un follow o un sub? Non ho messo un sub. Oddio, ho messo un follow. Arigato, cos'è? Ma ho messo un follow. Porca miseria. Allora farò un sacco di follower, ma non credo neanche quello. Buongiorno, Carlo. Izakaya, sì, Montana. No.
Ah, allora può essere pure per quello che hanno chiuso tutto e mo magari stanno ristrutturando. Ok, ho messo un sub, meno male, sennò era la fine. Vabbè, ormai non si followa più nessuno. Devo chiedere limoncino, non ce l'hanno. Ciao Caporosso, benvenuto di Andino. Questa era la, devo leggere meglio, ordinata a caso. Era la cava, questa, la pelle fia da pollo, fia, c'è una palla di pelle di pollo. Quando mi ci va da bidon, ciao di Andino. Terribile. È una pelle, raga. È pelle. Terribile, raga. Bella Loris. Questa invece è Awa Mori, il sake di, non il sake, il, beh, in giapponese è il sake di Okinawa. Ma qua c'è una storia dietro tutta quanta. Quando sono andato a Okinawa me l'hanno spiegato, a parte che fa 30 gradi, più di 30 gradi, praticamente è arrivato come liquore dalla Thailandia, fatto con riso thailandese in Okinawa. Okinawa ovviamente prima non era il Giappone, Okinawa era il regno del Ryukyu, era un altro paese. Loro l'hanno sviluppato e ci hanno fatto l'Awa Mori, che è una bestia, va sui 50 gradi, ho detto 30, lo so, 50 gradi minimo. Dopo, secondo quello che mi hanno spiegato la distilleria, questo Awa Mori, fatto con il riso thailandese però, che è diverso, è arrivato in Giappone. In Giappone l'hanno fatto con il riso giapponese e ne è nato lo shochu. Lo shochu su 25 gradi è più basso come cosa. Da là poi dicono che raffinando nel tempo, cambiando poi il modo di produzione, è nato il sake. Questa è la storia, diceva, almeno mi hanno raccontato almeno alla distilleria. Grazie mille Giambo. Ah ragazzi, ultimamente capita che non mi escono gli abbonamenti dell'avvertimento di Streamlabs, di Stream Elements. Avvisatemi se scammo qualcuno. Grazie, ti devo dedicare una bevuta. Cazzo, l'ho coordinato. Beh, ti dedico un bel sorsone di Awa Mori. Che l'hanno fatto bello carico. Questo lo lasciamo con molta calma qui. Wow. Sai che lo potrò molto prima di morire, dai, lo trovi pure in Italia quello buono. Campaia. Ah, Nicolò. Mi ha preso un punto importante perché ho fatto di all you can drink senza birra, che costa un po' di meno. Con la birra vera costa di più. Ho fatto il tirchio. Esatto. No, all you can drink, chi segue lo sa, in Giappone sono più gli all you can drink dell'all you can eat, molto di più, sono anche gli all you can eat, però prossimo sake prendiamo Suminoe. Benvenuto Picca Pro, benvenuto. Questa è la pelle. Benvenuto Ale. Il menù costa 900 yen. 900 yen questo. Per un'ora. Può fare anche mezz'ora o due ore, un'ora e mezzo. Il problema di sake immagino. Sì, ci stanno. C'è il problema dell'alcolismo, sì. Benvenuto chi te è morto, Raffo.
Fuori dal Giappone è infattibile, è assolutamente infattibile. Fuori dal Giappone è assolutamente infattibile. Arrivato con le mani. Aspetta, un mezzo muoio. Intanto che masca. Hai arrivato con le mani. Sì. Può ordinare tutto, ma per un'ora. Però in verità finisce prima di un'ora. Gli danno last order qualche minuto prima. No, niente di piccante. Vediamo però qualcos'altro di... Vai. Facciamo un po' di scena. Spendiamo un po' sti soldi. Tenkomori di sashimi. Però questo non conviene perché sta il salmone, che me frega. Prendiamo questo qua, dai. Trattiamoci bene, va. Facciamo arrivare... La macchina del piacere, sì. Ah, è arrivato Kodaimas. Come il clima politico del popolo tra i missili e quello di... I missili si sentono tutti, purtroppo, però non arrivano, nel senso, ragazzi, fanno sempre l'allarme, ma non credo ci sia il problema di un missile che cade, spero, poi sono tutte parole famose. Però tanto ho visto un video dove avevi appena trovato casa e poi l'altro dove avevi già moglie. Hai visto? Hai fatto tutto, hai visto tutta la mia vita in un secondo. A Sendai mi sono adattato già nel 2010, in verità. 900 yen solo da bere gratuito, sì. No, non sto cenando, mia moglie mi ha dato l'ora d'aria. Mia moglie mi ha dato l'ora d'aria. Nudo misce. Sì, è difficile imparare il giapponese parlato. Bella domanda, commettendo il parlato, sì. Sì. Ah, mi piace sto piatto, eh? Mi piace, eh? La colora d'aria. Ragazzi, un sub, una salute a voi, eh? Facciamo un campai, mi raccomando. Neanche quella? E allora, ma oggi sono stato... Oggi sono stato con la bambina tutto il tempo, eh? Anche martedì ho preso vacanza perché c'ero di andare a Tokyo a fare un corso di aggiornamento e me lo merito, dai. Hanno successo, cioè hanno strasuccesso, questa è la normalità. Figura Nicola, se vuoi fare abbonamento sei benvenuto, eh? Se vuoi fare abbonamento sei benvenuto, Non ti preoccupare. E poi dobbiamo andare al karaoke. Ah, guarda, è arrivata una cosa mostruosa. Oh, Subarashi. Subarashi desu. Madonna santa. Ma che cazzo di... Madonna. Ma come lo mangio questo io? Benvenuto già. Sembra una fetta d'anguria. Mazza. Non pensavo così. No, questo non è quello col salmone, quello sotto è sempre tonno, La parte grassa. No, non è questo, è Vision, è uno di quelli in cui puoi bere all'infinito, non mangiare all'infinito. Come lo mangio questo? Dove sta il coso per la salsa di soia? Devo usare questo fondo, devo usare questo... Ma quando trovo una scatola lo mangio, una voglia. Madonna, è un polmone, davvero? Come lo mangio questo? Ma è pieno, 2000 yen li vale, ragazzi, 2000 yen li vale tutti,
Grazie mille, Tadakimasu. Sì, è tantissimo. Mettiamoci un po' di... Un po' troppo ne ho messo, però. Messo un po' troppo. Diluiamo un altro po'. Hajimemashite che significa? Hajimemashite indica la prima volta che incontri qualcuno. Hajime è l'hajime di primo in generale, benvenuto Lorenzo. Si usa solo all'inizio, però. Lo puoi usare soltanto quando incontri qualcuno per la prima volta. Non, oltre quello no, non ha senso, fa una figuraccia, dice, ma questo non si ricorda di me. Madonna santa, ragazzi. Con le mani, madonna. Mostruoso. 2000 yen il piatto, il piatto. Questo è all you can drink, 2100 yen. Ma buono, è buono. Ciao Lorenzo, benvenuto, mi fa piacere. Facciamo, mangiate, mangiate. Guarda, ieri che mangio pesce crudo, tra l'altro ieri. Non va bene. Questo è sashimi tenkomori. Deve essere Gokujo Maguro Tenko Namimori. No, questo è Baimori. Tenko Baimori, che sempre dice Mori, ma... Non è la lingua bovina, però qua la mangiamo a Sendai la lingua bovina, eh. Sushi alla barese, buono pure il sushi alla barese, oh. Ragazzi, se volete brindare con me, volete aiutare il canale, un abbonamento è sempre benvenuto, eh? Non siate timidi. Un abbonamento è sempre benvenuto. No, Alex, assolutamente no. No, no, usalo solo appena conosci la gente. Agile Master, per forza. Assolutamente. Meno male che mi hai chiesto. Davvero. Che bestia. Anche c'ho tutta sta fame. Sì, oddio, il countdown. Mi sembra più che altro a un certo punto gli arriva. Aspettate, io voglio prendere Ciutoro sotto. Ti arriva la signora che ti dice, anzi ti arriva il messaggio e ti dice gli mancano tot minuti. Questo non è di plastica il foglione, però questo è vero foglione. Dice news, non ho capito il foglione base. È vero, la maggior parte di quelli che compri al supermercato hanno finto foglione di plastica. Questo è vero scisso, è vero coglione. Cristo santo, ma quanta roba è. Se sei al ristorante giapponese, dice Lorenzo, mi sono devo ricredere, è buonissimo il sushi. Ma giapponese è vero o finto? Non usate la bocchetta per mangiare il pesce crudo, ma le mani. Va bene, il sushi si mangia a mani nude, in verità, eh? No, oddio, stava per cadere tutto fuori. Madonna, ragazzi, abbia l'avvelenamento da mercurio, niente male, terribile, terribile. Il giappone, il piatto giapponese preferito è l'anguilla, l'anguilla alla giapponese. È un aghi. Spero non fosse, che fosse vero. Beh, dipende dal locale, dipende da dove sei. Magari in alcune città come Roma è più facile trovare il vero sushi. Wow. Potevo ordinare quello normale, porca miseria.
Questo è un po' esagerato, cazzo. Questo è decisamente troppo. Mi devo ricredere. Questo paese, il Giappone, che altro paese mi piacerebbe vivere? Oddio. Forse la Spagna. Forse la Spagna. Forse l'Austria, ci sono stato, mi è piaciuto. Metto lo spirito nel bicchiere, sì. Vado. Momento spammino. Ragazzi, siamo 165, di questi 165, 65 non sono follower del canale. Adesso piccolo click, 5 minuti di secondo e siete in Giappone. Per voi è un piccolo click, per me è un grande aiuto, ragazzi, mi raccomando. È gratis per voi, non vi serve, ragazzi, non uscire, come ha fatto non uscire 95. Se vi piace il Giappone, se volete fare domande, basta entrare, basta un piccolo click e vi porto in Giappone, 10.000 km nel palmo della vostra mano. Vi porto anche nelle izakaya, vi spiego come si mangia senza farvi vedere che mangio. Ragazzi, mi raccomando, potete scrivere su YouTube, passate su YouTube se siete appassionati di Giappone. Mi raccomando, Nobunaga, sempre migliore. Ciao Nicola, buon pranzo. Nobunaga ha fatto il... Buongiorno Spaccino, il mio clone Kirio, no, ripetiamo, io sono il clone Kirio, lui è 84, mangi le gelatine, mica male, madonna santa questa, non metti a fuoco? Non metti a fuoco, non metti a fuoco, e metti a fuoco, no, non metti a fuoco, raga, non metti a fuoco, non riesci a mettere a fuoco. Serie TV no, non seguo serie TV in generale. La verità, mi dico la verità. Wow, sentite che Beatles intanto in sottofondo. Tutti Beatles. Questo vuol dire che il video sarà mutato. Sarà mutato, è tonno, è tonno. O lo vedete adesso o sarà mutato probabilmente da Instagram, da Twitch. In che posizione si colloca Sendai per la qualità di vita? Non ho idea, Nobunaga. Un tonno, esatto. Colpescu non mi segue, mi dispiace. Dada forse mi segue però, Nobunaga. Dada, se non sbaglio, mi segue. Siamo tra romani, ci seguiamo. La cosa che mi piace di più del Giappone è che non ti piace assolutamente, ma è quello che dico sempre, per un male lo stesso lato della stessa medaglia, due lati dello stesso medaglia, non lo stesso lato della stessa medaglia. Il fatto che seguono le regole alla perfezione, e questo porta dei benefici, ma allo stesso tempo porta anche al fatto di non essere assolutamente flessibili con la cosa, con qualsiasi cosa, qualsiasi problema. Quindi è una delle cose, se seguire troppo le regole. Nobunaga, no, quello non mi segue proprio, non mai. Doris, un po' questo problema c'è, un po' c'è. Ma io, come tutti quanti, nasco, mi piace il Giappone, lasciamo la persona nel Giappone per le cose più frivole, manga, anime, videogiochi. Poi dopo mi piace, studiandolo, mi è piaciuta la cultura, la vita, il cibo. Esatto, sono rigidi come una lama di katana. Esattamente. Serve altra acqua, altro chaser.
Forza ragazzi, siate più attivi, dai, dai. Allora, siamo 37 minuti online. Mica tanto. Ciao Mato Strutto. Minotauro, lo sai che è una bella domanda questa, eh? L'acqua di solito in molti posti è self-service, a cena no. Ma se non la chiedi non te la portano. È vero. La katana è una spada giapponese. La spiedina ormai è troppo tardi. Ho sbagliato, essendo di pelle è diventato durissimo. Duro duro come la coda di un canguro. Fammi ordinare una Coca-Cola, guarda, al contrario, eh. È un tè, va. Ho un ginger ale, voglio un tè. Cioè, se no, la cola, la cola. La Coca-Cola. Anzi, il tè caldo ordino, guarda. Mi depuro proprio. E non è la citazione di Giuseppe Simone originariamente, però, ragazzi, nasce da cosa, come si chiama, non mi viene il nome, una che faceva l'144, che tu lo fai 19 giorni, contando che stai 7 giorni starei a Bali, oddio, oh, solo 5 minuti c'ho, porca miseria, mi è arrivato il timer. Devo fare solo un paio di ordini e poi abbiamo fatto. Porca miseria, ma già è passato il tempo così. Chiamo un sake. No, che cazzo succede? Ordiniamo. Prendiamo un mika. No, facciamo un rock. E abbiamo un sake. Vediamo questo. Ah, è arrivato la Daimas. Che succede? Abbiamo finito così. E che è successo? Sbagliato, vai. Se facciamo, via. Pericoloso, raga, pericoloso. Vediamo il sake e via. No, non posso prolungare perché oggi il locale chiude alle 9:30. Potrei pagare di più, ma è chiuso, il locale chiude alle 9:30 la domenica. No, aspetta, 5 minuti è l'ultimo ordine. Poi alle 9:30 chiude il locale, quindi abbiamo mezz'oretta. Se non la bevo, vediamo. Sì, studio. Ah, scusa Geppi, è successo un macello. La cosa semplice è Tokyo come base, da Tokyo, Kamakura, Yokohama, potresti andare anche a vedere il Fuji e poi da Kyoto te ne vai a Nara e a Osaka, a Kobe. Non so perché ancora chiude così presto, sinceramente, la domenica. Non lo so proprio, sinceramente. Questo è un po' di tè caldo e via. Un po' di teino. Questo era un po' troppo, ragazzi, eh. Veramente un po' troppo questo. Anche Nico volendo, sì. Ai 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 ai, un ossetto, eh? Anche Nico assolutamente. Oddio, luglio potresti beccare, a seconda di quanto sei fortunato, potresti essere ok, potresti beccare qualche rimasuglio di periodo della pioggia, eh? Se riesci a passare Hiroshima, sì, ma 2 settimane scarse, secondo me è un po' difficile, se è la prima volta. Non è gialla, è wasabi verdognolo.
un giallo, però sì, è verdognolo. Vedete come il tonno cambia gradazione. Tra l'altro hai poco tempo, vedi, allora sì. No, domenica si mangia ok, abbastanza. Dipende se uno esce con gli amici, con la famiglia. Non è come in Italia, però sono. Japanese Pass dipende se lo usi tutti i giorni, però. Se fai un viaggio più compatto, neanche ti conviene, secondo me. Se fai appunto poche tappe, divise in pochi giorni, arriva dopo le manos. Io avevo fatto anche tipo una mezza sponsorizzazione con un sito che vendeva già Japanese Pass, quello sì, può usare tutta la JR. Poi sono anche gli abbonamenti settimanali, non mensili, forse anche mensili per i turisti, non lo so, però. Oliver! Zio Oliver ci ha fatto il ride, grazie mille Oliverone, benvenuti a tutti i cowboys. Ci troviamo qui a Sendai da Bon Ten, izakaya tipica del luogo. Stiamo facendo una Nomi Hodai, perché la moglie mi ha dato un'ora e mezzo d'aria, non di più, non di meno. E siamo alla fine quasi, ma nel senso abbiamo ancora mezz'oretta, cioè in verità fino alle 10 posso stare in giro, quindi l'izakaya però chiude alle 9 e mezza. E abbiamo ordinato un po' di roba, c'è ancora del maguro che era tipo mezzo maguro, una cosa incredibile, c'erano gli aghitori di pelle di pollo, terribile. Sì, Oliver non magna? Beh no, ma oggi è domenica, raga. Oggi è domenica. Oliver non sa fa la magnata bevuta? Mi raccomando, passate anche da Oliver Onio. Se sei fan del Giappone potete vedere un'altra parte del Giappone, ovvero Sendai, e soprattutto ad orari più tardi della notte, perché io faccio sempre live, normalmente non come oggi, ma di solito le faccio il... Ah, è arrivato Cosemas. Le faccio il venerdì e la sabato sera. Mi raccomando, followate, io sono qui. E se fate un abbonamento faccio uno sciottino di sake. Ogni abbonamento uno sciottino di sake, mi raccomando, raga. Grazie Oliver, buona serata, grazie ancora veramente. Passate da Oliver voi invece che state da me. Benvenuto Take. Un piccolo follow per voi è gratis, per me è un grande aiuto. Non siate timidi, ragazzi. Non siate timide. Seguite il buon Oliver Roma. Sì. Sono romano di Roma, sì, quello sì. Quello assolutamente sì. Continuiamo. Ma Oliver non mi fa vedere il cibo giapponese. Io non faccio vedere che lo magno, Questa è la mia. È la mia policy. Non far vedere che magno. Però faccio vedere il cibo. Oliver non mangia proprio. Oliverone non magna proprio. Guardate quanti Beatles. Campai, ragazzi, campai. C'ha ragione, 20 kg. Questo non era buono, mi sa che però. Medio. Vabbè, Oliverone è tanto cuore, 20 kg di cuore. Ricordiamo che Oliverone mi ha inviato anche lo stabilizzatore che sto usando adesso. Questo è maguro. Questo è Chutoro, non credo. Sotto c'è l'on maguro o toro, forse. Più andiamo giù e più diventa bianco. Vedete? Si mangia, se no è buon appetito. Non è male. Benvenuto Gabriele. Qua abbiamo del Ravamori di Okinawa. Questo invece è il liquore di
mandarino con i pezzettoni. Non è carne, è pesce, raga, pesce. No, il maguro è tonno. Il maguro è tonno. Questi sono vari tagli del tonno. La parte più, prima c'era la parte più rossa, poi diventa, vedete, sempre più biancuccia. Questa è la parte grassa. Anche se non mi convince, essendo troppo bianca potrebbe essere un altro tipo di tonno, Mi dà l'idea di essere un altro tipo di tonno. Più che altro. Non è male, non è male. Non per sushi, quando ho ordinato e mi è arrivato un pezzo che sono di bidone e lumino. È Mario, sei proprio nel posto sbagliato. Sì, sono tutte bevande alcoliche, tranne un po' di tè. Un po' di tè. Un po' di tè no. Un po' di teuccio. Mi sta spaccando, sì. Sì, oggi dai. Ho fatto il bravo papà, il riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Non finisce più sto tonno. Io mi sta a sentire il mercurio, mi sento. Posso misurarmi la febbre. Terribile. Mario, sei rimasto traumatizzato, eh? Madonna, quanto tonno però. Mettiamo giù un po' di avamorio. Ah. Per fortuna a casa sta a 2 minuti a piedi. Ero troppo tonno. Pure ieri, dopo la mostra di Amano, sono andato, perché era vicino al mercato del pesce di Orochimaru, che sta un po' lontano, ho detto proviamo ad andare al mercato, magari mangio là o il sushi o qualcosa. Tutti i ristoranti del mercato erano chiusi, quindi ho rosicato. Mentre ero a casa ho trovato uno dei katensushi della zona, Heroku, che c'era il ristorante principale, posso dire, il ristorante madre. E là mi sono ordinato un sacco di sushi. Solte il giorno prima avevo ordinato sushi, troppo sushi e troppo pesce crudo. Per almeno 2 settimane, 3 settimane. Siamo a Sendaia, Bonten si chiama il locale. Bonten. Facciamo la roulette russa. Sì, questo locale ha varie sedi a Sendaia, È della zona, ma è una catena. E in ogni singolo locale mettono la sera i Beatles a palla, raga. Cioè, tutti i Beatles, da anni, da sempre. Hai paura di mangiare il sushi abbattuto? No, ma ti capisco, se hai avuto una brutta esperienza, cioè, abbattuto male, cioè. Oggi c'è stata la Chiabara, buono. Niente Mario. Potete scaricare su YouTube, raga. Iscrivetevi su YouTube se volete altri 800 video sul Giappone al Giappone. Un piccolo click per voi è un grande aiuto per me. Se volete diventare follower, per voi è gratis. Per me è un grande aiuto. Cresciamo col canale. Se volete farmi ubriacare di sake o volete semplicemente aiutare il canale come abbonamento con Amazon Prime, per voi è gratis. Per me è un grande aiuto. Qualsiasi altro abbonamento è fantastico. Se fate 2 abbonamenti prendete 3 mesi di Game Pass, non ho capito bene come funziona, ma c'è la possibilità. Mi raccomando. Tutto un po' come un Rubino, ma David Rubino. Un saluto a David Rubino, gli squali stanno arrivando. Però devo fare la battuta, dai. Era necessaria. Tra 10 minuti, c'è ancora la gente. Arriviamo al messaggio una volta abbonati. Ok, grazie Good.
La bottuta del sake non è mia, quale dici? Minotauro, io non dico niente, non mi metto nelle... non mi metto in queste cose, io anche che non seguo assiduamente, quindi non mi riguarda. È venuto Matrix, Matrix Master, poi è Natale tra l'altro, basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Mamma mia, non ce la faccio più. Ah, le belle battute, grazie Ivan, grazie, non avevo capito. Non ce la faccio più, raga. Mo vediamo lo spiedino, dai. Ciao. Basta, lo mangio perché è peccato a Dio, ma... No, non la... no, il pesce non lo lascio, non lo lascio, no. Hai ragione. Mamma mia. No, vabbè, ma il pesce va mangiato subito, raga. Come faccio? Questo è liquore di mandarino. Liquore di mandarino. Buono. Il tonno al mandarino. Vabbè, comunque raga, ho capito che vi piacciono più le passeggiate, eh? Ho ordinato troppo. La corsetta sì, vomito tutto. No, non si rutta il pubblico. Ciao Ezirot. Giravano storie strane che uno in Giappone doveva ruttare per far vedere che aveva gradito, ma erano tutte cazzate ovviamente. Sì, ghiaccio, vabbè, perché ho chiesto io il ghiaccio, potevo chiederlo anche senza ghiaccio, ma per come sta adesso non gliela farei. Puliamo un po' la bocca. No, ma non si tratta dei bit, si tratta della interazione. Comunque mi nota oggi il tizio mi ha dissato di nuovo, mi nota, tu che lo conosci, un'altra volta ha fatto air dissing su Instagram, c'ha un'insicurezza che esce fuori dalla finestra della casa dei 140 metri quadri, una cosa incredibile, ragazzi. Una cosa incredibile. E poi non l'avrei neanche visto, me l'hanno mandato, perché veramente non l'avrei neanche visto. Incredibile. Talmente insicuro di veramente. Una cosa incredibile, ragazzi. Mamma mia, sì, esatto, David Fair. Ma sì, infatti Sharp c'ha ragione. Tutta questa live è stracil, ma come ti disse, sei persona più tranquilla, no? Adesso sta. Purtroppo ci ha avuto un Giuda. Per carità, anch'io disso qualcuno ogni tanto, lo sanno i miei fan, mia colpa, però purtroppo ho avuto un Giuda vicino negli ultimi anni. E come tutti Giuda si comporta da Giuda. Mangiamo gli ultimi tonni, va. Sì, ma pure io dovrei, anche quando faccio io le cosette un po' così, dovrei smettere. Un dissing va bene solo su un dissing organizzato. Non vi preoccupate, non ve lo dico di che parlo, non lo scrivete. C'ha ragione Minotauro. Sì, questo è molto grasso. Wow. Mamma mia, non ce la faccio più. Troppo tonno. Questo era per due persone.
Benvenuto mortadello. Mangiamolo questo con lo sciso. Basta, Leo. Basta. Parliamo e basta. È venuto l'aierato. Parliamo e basta. La foglia dire quel saporino in più. Esatto, I am the Warriors. Lo spiedino secondo me mo vedremo, lo mangeremo magari, ma è troppo molle ormai. Una bella Pepsi, non posso più ordinare. Proteino però. Perché ho cenato, ragazzi? Ho cenato in verità. Mamma mia. Forza, raga, facciamo più interattiva, su. Fate tutte domande, abbiamo ancora un po' di tempo. Sono le 21.25. 21.25 e tutto va bene. La cosa bianca volendo si mangia, sì. Quello è daikon. È daikon fatto a sfilacciato. Daikon sfilacciato. La rapa giapponese. La rapone. Un saluto al rapone. No, sono 8 ore. Aspetta, dove stai te Mario? Qua sono 8 ore dall'Italia. Quello più scuro? No, questo è succo di... no, succo, è il liquore di mandarino. E là sono 8 ore di differenza. Sono le 21.26 adesso. 21.26. I am the Warriors. Beatles. Mi piacerebbe tornare a Londra prima o poi. Cioè, sono andato l'ultima volta tipo 20 anni fa. Ah, quello sul boccale è... Questo era gin tonic, ma non è gin tonic. No, è gin tonic, avevo chiesto, ma non è gin tonic, è gin lemon. Quindi io non... gin lemon finto con lemon, col limone artificiale, quindi. Questo invece è avomori. Il guaramondarino sì. Grazie mille Mario. Allora devo dedicarti un campai. Grazie Mario. Grazie Minotauro. Gin lemon, sì. Ah, The Good hanno dato le sub. Ah sì, oh, raga, devo riattivarlo, me lo sono scordato, Goodfellas, scusa. Dovevo riattivare il... l'altro, questo qua, Streamlabs. Me lo sono scordato, non mi dice le donazioni. Grazie, Good. Grazie mille. È uguale però, tanto due ne devo bere. Assolutamente. Wow. Mamma mia. Sto provato. No. Non mi ubriaco. Mamma mia. Tanto i Beatles, quindi ripeto ragazzi, per gli abbonati che rivedranno la live. Purtroppo con i Beatles in sottofondo c'è una grande possibilità, alta possibilità che buona parte della live sia mutata per problemi di copyright. È una possibilità molto 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 possibile. Si rispama Angelo, figurati. Il sapore del sake è diverso da qualsiasi altro liquore che abbiate mai provato, perché non è come il liquore di riso dei cinesi, non è come il vino, non è come una grappa. Come imparare il giapponese? Io ho studiato all'università. C'è la possibilità ovviamente di impararlo molto bene anche da autodidatta, ma non so consigliarti da autodidatta. C'è il mio amico Spinacio Lorenzo, che segue il canale, lo sa, punto iscrivetevi su YouTube, andate a iscrivervi su YouTube.
non... lui l'ha fatto da solo ed è diventato una bestia. Grazie Yaya per i 2 mesi. Una promessa, una promessa. Saluto. Ok, okay, grazie mille. Saluto Alex Prime. Poi mi devo pure svegliare alle 5. Mi devo pure svegliare alle 5 domani. Dopo prenderò un Ukon non cicara. Sentire il video senza sottomano mi ricordate quando anni fa facevo il fonico di 3.5 e facevo sul tributo in semi acustico. Dove facevo il fonaco? Il fonaco? Il fonaco? Il fonico? Si sa, ridono, si ridono. Ma è stato un po' di gente, eh? Ciao Yaya, grazie mille ancora. Facciamo vedere un attimo la situation. Allora, l'hanno tolta, mi sa, perché prima c'era una cosa molto più pericolosa, ragazzi. Grazie per il beat. Grazie mille, Daniele. C'è una cosa molto più pericolosa. Qua mettevano direttamente le bottiglie di gin, vodka e rum. Una cosa del genere. No, rum non ce l'hanno, però varie cose. Ed era self-service. Questa è una cosa terrificante. Terrificante. Sì, ovviamente ragazzi, bevete responsabilmente, per l'amor di Dio. Qui si ride e si scherza, ma bevete responsabilmente. Vabbè Mario, non so chi ha fatto il regalo di Daniele, un brindisi lo faccio ovviamente. Anche a Nicolò. Grazie mille. Gesù beve acqua ma bara perché l'acqua la trasforma in vino. Io da bambino facevo sempre uno, non era una battuta nostra, se Gesù fosse vissuto nel XX-XXI secolo avrebbe creato un business incredibile, perché con l'acqua avrebbe creato il vino, il pesce e il pane l'avrebbe raddoppiato, quindi una catena di pesce fritto e panini al pesce fritto con vino a poco prezzo avrebbe, con zero spesa quasi, avrebbe conquistato il mondo veramente. Questa è una cosa, un nuovo testamento. La serata tipo dei ragazzi giapponesi, mangiare e bere mi ha fatto morire, non vedo venire a stare là. Nicolò, se vieni a stare in Giappone, cioè veramente non esagerare, perché veramente finirai. Ah, vuoi rimanere? Ah, dai, giù. Ah, dai, giù. Ah, dai, giù. Ah, tu sei così, te muovi. Ah, già, ora che ci passa. Arrivato, cos'è? A posto, ha chiuso. Ha chiuso il locale alle 10, perfetto. Perfetto. Esatto, Gesù, prendi la tua etichetta personale. Ma... solo i matrimoni non lo so, però secondo me il potere ce l'ha. Gesù è cosmic level, è reality changing level, eh? Serviva a Dio quello che sei, abbiamo in Italia, tutto il mondo. Dio, Gesù, no, ti salverebbe tutto. C'è tempo a finire. Grazie Alex, grazie per l'abbonamento, salute, grazie mille. Mostro Pollo senza testa ha regalato la sub, è un regalo di Mostro Pollo, io devo riattivare, grazie mille Good che fai veramente, grazie mille. Devo riattivare il coso, mi dispiace questi problemi tecnici, porca miseria, è colpa mia e basta. Vivo da 2015 fisso, sono venuto da solo, sì, con l'abbonamento, la borsa, vabbè, era un abbonamento da parte loro, si erano abbonati a me, la borsa del governo giapponese. Finalmente ho girato il video su come funziona la borsa del governo giapponese, uscirà a breve e ve lo farò sapere sul canale YouTube. Però sì, sono venuto pagato dal governo la prima volta nel 2008, sono venuto a una scuola
di lingua e 2010-11 sono costretto di scarpe. Lo scoprirai, Maurizio. Mario, iscriviti al canale YouTube e lo scoprirai. Lo scoprirai. Iscriviti al canale. Domani polizia. Bravo, grazie Mario. Ci vediamo da Mario. Mario. Che bello è il Giappone in questi anni, 2008 oggi? Sì. Nel senso, la struttura di base, il modo di lavorare, il modo di pensare. Lavorare non lo so in verità, però il modo di pensare no. Ma è cambiata la società, sono cambiate le mode. Le mode sono cambiate tantissimo. Adesso è tutto più blando, è tutto più semplice, meno fantasioso. Prima c'erano tante persone un po' più fuori dagli schemi. Secondo me sono riusciti a martellare ancora di più quei chiodi che erano fuori dalla cosa, che fuoriuscivano. Prima era più matto, c'era l'immagine del Giappone che avete voi è ancora quella degli anni 2000. Non è più così, secondo me, da questo punto di vista. Sì, prima di casa tappa l'alcolismo, non bevete responsabilmente, ragazzi. C'erano meno turisti, se la vogliamo vedere dal punto di vista dell'occidentale, martellare chiodi nel senso di no, cioè, si dice no, che quando qualcuno va fuori dal coro martelli il chiodo per farlo rientrare nelle regole della società. C'erano pochi turisti, il Giappone era ancora mezzo inesplorato, nel senso per noi italiani, c'era ancora l'immagine del Giappone del periodo della bolla economica. Adesso poi c'è stato tutto parlo dell'immagine che uno prende dal Giappone. Poi è diventato un po' più mainstream, sicuramente mainstream. Poi è stato superato dalla Corea in tante cose. Adesso nell'immaginario collettivo, se vedi dall'estero, è più potente, più forte la Corea, secondo me, del Giappone. Buon pranzo. Ciao. Lo so, tu, è vero Gesù, tu con gli odi e martellamenti ne hai da ben dire. Sì, anche con i social tutto si omogenizza, sì. Anche questo sì, è vero, assolutamente. Tant'è che io non so più, voglio essere sincero, non so più che cazzo dire, raga. Come cantava, l'ho già detto l'altra volta pure, come cantava Caparezza, tutto ciò che c'è già. Allora mi pensi che si fa. Mico, ci si può entrare in Giappone adesso? Sì, tranquillamente. Non mi ricordo le regole basi quali sono, ma non c'è più il casino di un paio di mesi fa. Adesso è praticamente senza problemi. Non so se devi fare un minimo di esami del Covid o cose così, bevuto piano. Non so bene però. Strawberry Fields, ragazzi. Il fatto è che vivendo in un paese, non è vivendo in Giappone, voi dovete immaginare il concetto base di vivere fuori, soprattutto anche quando uno ha tanta passione per la cosa, però la passione rimane, ma tutto diventa la normalità, diventa la quotidianità. Quindi se tu sei legato a un ritmo quotidiano, a un ritmo di lavoro quotidiano, torni a casa, devi fare certe cose così, ovviamente la freschezza. Purtroppo io sono ancora molto appassionato, vi ho detto, sono ancora tanto, però da tanto che faccio questo, cioè le live sono molto stimolanti perché uno risponde così, però trovare nuovi argomenti, fare cose, purtroppo sono molto in difficoltà. Ciao Lelia, non ti scammo stavolta, grazie mille, tutto bene, grazie mille. Dalla vita che fa in famiglia e come crescere un figlio in Giappone, quello assolutamente sì, uscirà un video sulla mia giornata tipo. Grazie Frank K per il secondo mese, c'è ancora un po' di sake, te lo dedico. Grazie mille.
Sagurina sta bene, sono stato tutto il giorno con Sagurina oggi, dalla mattina alla sera, finché era arrivata la mamma. Sagurina molto attiva, ha fatto la cacca, perfetto. Ha fatto la cacca, quindi sta una bomba. Quindi devo cambiare metodo, ve l'ho detto, poi è cambiato il mondo dei social, è cambiato il modo. Io spero che Twitch rimanga, in verità tutti dicono la morte di Twitch, l'ho detto pure l'altra volta, l'ho detto pure l'altro ieri, tutti dicono Twitch muore, ma io spero che Twitch rimanga, perché mi piace come piattaforma, mi piace il modo in cui vengono, ma sono l'unico stronzo che è rimasto qui, vanno via tutti. Vediamoci l'ultima cosa, andiamo pure noi in Porelli, poi vogliamo dormire un po'. Sono ringraziando, devo pagare, paghiamo, andiamo fuori, dai, facciamoli finire prima pure. Vediamoci un attimo. Oh, fortissimo questo. Grazie capo. Forse dovrei buttarmi qui. Ma questo sono testa. Arrivederci, ma. Poi faccio fare la ricevuta così a scarico dai tasse, perché ho fatto la live durante la magnata, quindi. Arrivederci, sono ragazzi, ma. Così scarico le tasse, che poi mi tocca pagare tra un po' le tasse di quest'anno. Eppure Twitch è arrivato, cos'è, ma ci manca la cacciato fuori l'ora perché è rimasto a... cioè, ho speso 4.000 yen, ma nel rosso, va nel rosso, ci va nel rosso, ragazzi, va nel rosso. Quant'è? Sono fuori al locale perché era rimasto a cacciare la sua chat durante parlare la sua chat. Fatturina scarichiamo un po'. Pago in euro, anche pagando in euro andrebbe bene. Aspettiamo che arriva la fatturina. Via, scarichiamo tutto qua. No, in euro ormai sono 30 euro, ragazzi. Volevo il giapponese, lo shochu. Prova lo shochu. Arigato gozaimasu. Qui a 3775 yen. Fatturina. Dopo la testiamo. Avevi Giappone. E torniamo a casa. Torniamo a casa, figa. Non facciamoli lavorare troppo, che poi stanchi Morelli questi. Loro sono aperti dal pomeriggio. Non mi va di infierire questa qua. Vediamo tutto però. Quello sì. Sì. Sì, ma sta. Bevete responsabilmente, ragazzi, assolutamente. La GP in Giappone non la vedo purtroppo, no. Sì, ma non è tanto, nel senso, soprattutto perché ho ordinato quel pezzone di... se non avessi ordinato il sashimi avrei speso 2000 yen di meno, avrei speso il 70% in meno, ragazzi. Lo faccio per il content e perché non lo voglio mangiare. Andiamo via. Non spegne tutto, andiamo via, dai. Non gli rompiamo il cazzo. Mi spiace una cifra. Andiamo via, dai. Perfetto, lei di Madonna. Questo sabato è storico, dopo che perfetto.
Sì, chiusura alle 10, pure se è domenica. Pure se è domenica, che cazzo. Un po' prestino, però va bene, dai. No, so, il proprietario dei Beatles, il proprietario dei Bon Ten, è super fan, super fan. Pure lì stanno a lavorare, non no, gli rompiamo le scatole, ovviamente. C'era ancora un po' da bere, ma va bene, domani è lavoro. Si lavora e si fatica. Ciao Angelo, grazie mille. Si lavora e si fatica. Benvenuto Ale. Benvenuto. Ah, mo si torna a casa. Sobrilletto, sì. Sobrilletto. Proviamo a seguire la riga a terra. Prendiamoci un uco a noci cara. Sono le 21:45. Prendiamoci il doping per si scherza, però si vede coso. Benvenuto Episauro, benvenuto. Punto esclamativo YouTube, passa su YouTube. Purtroppo, ripeto, per chi vedrà la live più tardi, alcune parti sicuro saranno mutate per via del copyright dei Beatles. Ne sono sicuro, purtroppo. Alcune parti verranno mutate per via del copyright dei Beatles. Ma è figa, si fattura, si torna in nero, come si dice, in positivo. Benvenuto Feynman. Vedete che qua vanno ancora le ape cane, finte ape car. Figa. Andiamo a prendere... Non ci vede le buche, ci stanno i rattoppi, però ci sono, i rattoppi ci sono. Andiamo ragazzi, andiamo. Combini, tappa al combini, figa. Siamo in pole position. Si rattoppano. Inizia a far freschino qua, Sono il giusto. Ora ci prendiamo un una augmentation. Ha preso 300. Rattoppi di Roma sono fatti con ramen, come quello del canale YouTube che fa i rattoppi con ramen. Hai visto? La Corea del Nord, ragazzi, nel senso, l'altra volta, ma in verità non erano neanche arrivati fino al Giappone i razzi, però nel senso non è che sono tutti incazzati, quello, ma è logico che non, il pericolo vero non lo senti, perché è sempre così. Prendiamo un attimo uno con noci cara. Vediamo un attimo. Dove l'hanno messi però? Andiamo alle palizzette. Vediamo questo. Ciao, grazie Chad, mi dico saluta tutta già scorpata. Vediamo un po', è questo. È monster. Non so se ci sono, ci sono. Monster. Dove stanno i monster qua? C'hanno qua, oggi c'hanno quelle Valentino rossi, quella blu e quella verde. C'hanno, però cambiano sempre, durante la stagione. Monster di Urasawa, bellissimo. Si fa tutti a spesa al convini.
Ma qua d'estate regalano spesso le Monster, sono le ragazze delle Monster che regalano per la strada, quindi io non la compro mai, in verità. Non la compro mai. Ok, ragazzuoli, benvenuto articolo 21, giustamente, invece 21. Insomma, finiamo sempre di mattina qua, invece oggi finiamo di notte, di sera. Grazie per aver moderato, ai moderatori per aver moderato, grazie ai followatori come sempre per aver followato, grazie ai abbonatori per aver abbonato, grazie ai nuovi follower, grazie ai nuovi abbonati. Ricordate, punto esclamativo YouTube, andate per iscrivervi a YouTube, raga, col cliente è calato il ritmo di YouTube, vi dovete andare a iscrivere. Su Instagram, se volete, su Instagram, punto esclamativo Instagram. Ci vediamo normale venerdì notte. Questa settimana abbiamo fatto un sacco di live, ma venerdì notte alle 11 da voi ormai, non è più mezzanotte, verso le 11, prima o dopo le 11, io mi bevo questa schifezza di Eparizè che mi dovrebbe ripià. Se vogliamo fare un ride, fate un ride, se no buona giornata a tutti, grazie. Guardate le schede su YouTube, come sempre, vi Giappone è tutto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate. A frappè, grazie al ride di Oliverone, grazie a tutti gli Oliver Onions. A frappè, grazie mille, grazie a tutti.